occupo di archeologia dell'architettura presso il Dipartimento di Archeologia di Bologna e vi presento un contributo che ho realizzato con la collaborazione della dottoressa Valentina Archetti e dedicato ai modelli tridimensionali all'interno del PDF 3D. Diciamo che la possibilità di utilizzare un contenuto tridimensionale all'interno di un formato che è diffusissimo è sicuramente il valore aggiunto, l'elemento più interessante. Tutti usiamo il formato PDF che solitamente viene fuori dopo aver scritto il nostro articolo, la nostra tesi in Word o comunque in formato RTF o DOC, facciamo la nostra conversione e incominciamo a distribuire il nostro PDF. Lo facciamo in modo rapidissimo, tutte le persone sono in grado di realizzare un formato PDF e pensiamo alla possibilità di inserire all'interno di questo formato di larghissima diffusione anche, oltre alle figure statiche, anche dei modelli tridimensionali. E, diciamo che un elemento fondamentale è il fatto che è un formato sviluppato già da quasi 20 anni, quindi iper studiato, migliorato nel tempo, e che dal 2008 è diventato anche un formato libero. E quindi la possibilità di realizzare un PDF con un valore aggiunto, cioè del contenuto 3D. Va però specificato una cosa: non si tratta di uno strumento per una condivisione collaborativa, cioè non è un formato che ci permette di lavorare assieme su un PDF, su un modello 3D, scusate, modificandolo. Quindi io faccio una modifica, un mio collaboratore che sta a New York procede con le aggiunte, con delle modifiche, mi fa vedere in tempo reale il suo lavoro. Non è uno strumento di condivisione collaborativa, che invece presenta altri elementi di interesse che secondo me andrebbe sviluppato, ma è uno strumento di pubblicazione definitivo, no? Io faccio la mia ricerca e cerco di comunicare più cose possibili, i risultati delle mie ricerche archeologiche, utilizzando il testo e utilizzando anche il modello tridimensionale. Quindi cosa può fare il fruitore? Il fruitore finale può essere uno specialista, ma anche un semplice appassionato. Può leggere il testo ed esplorare il modello. L'esplorazione è molto intuitiva, quindi cliccando con il mouse sul modello, ruotandolo, una cosa molto semplice. Ma può anche richiamare delle viste tematiche, quindi semplicemente cliccando su alcuni link all'interno del testo, come se fosse una pagina internet, può andare a modificare la visualizzazione del modello e poi se va tutto bene vedremo dei casi pratici. E vediamo alcuni casi di studio. L'abitato di Mursia, si tratta di un villaggio protostorico che si trova a Pantelleria, vediamo una tipica struttura. Ci tengo a precisare che la modellazione 3D in realtà nasce sempre da un rilievo archeologico, quindi non sono ipotesi ricostruttive, ma è un rilievo che viene eseguito sul campo con l'uso di sistemi di fotogrammetria, quindi fotogrammetria stereoscopica, che produce nuvole di punti, dalle nuvole si creano le superfici e quindi il modello finale. Questa è la classica classico iter, quindi dalla modellazione per punti si ottiene la superficie viene texturizzata. La stessa cosa la si può ottenere per superfici orizzontali, quindi noi lavoriamo sugli edifici conservati in elevato, ma anche su superfici di scavo.
Bene, veniamo all'atto, diciamo, alla specifica dei programmi, perché poi fra di noi ci sono molti tecnici, molte persone che vogliono sperimentare queste, vogliono provare quello che noi stiamo raccontando. E come software di rilievo, quindi stiamo parlando di stereofotogrammetria, usiamo Photomodeller Scanner, un software che molti di voi probabilmente conoscono e che produce lo stesso dato del laser scanner, quindi nuvole di punti. E per come elemento assemblatore, come parte di software dedicato all'assemblaggio dei vari rilievi, utilizziamo Acrobat 3D, in questo caso versione 8, e come arricchimento del contenuto, quindi con la creazione di viste, per la creazione di viste, Acrobat 9. Ora, i primi tre software sono ovviamente a pagamento e sono dedicati a colui che crea, sono utilizzati dal creatore, tra virgolette. Il fruitore finale avrà bisogno semplicemente di Adobe Reader X, quindi software gratuito, scaricabile dalla rete e molto diffuso. Bene, nel 9, Acrobat 9, andiamo quindi ad aggiungere al nostro rilievo le misure, i numeri di unità stratigrafica, le note, e andiamo a sezionare il nostro modello e a rendere alcune parti del modello trasparenti, perché noi vogliamo comunicare una certa cosa. Questi risultati vengono archiviati all'interno di viste che il fruitore finale può scegliere o meno di attivare leggendo il testo, perché il valore aggiunto è quello di inserire, secondo il nostro parere, il modello 3D all'interno di un testo, che sia molto rapido e semplice l'interazione, e l'immediatezza. Leggo un testo, vedo subito la figura, è il concetto normale. Vedo il testo, vedo il modello. La separazione netta fra un modello e la parte testuale è secondo me uno svantaggio, perché noi dobbiamo pensare che non ci rivolgiamo solo ad archeologi, noi stiamo facendo archeologia per il pubblico, per altre persone come noi, ma soprattutto per un pubblico appassionato di archeologia che non è un tecnico. Quindi noi dobbiamo rendere le cose molto più semplici di quello che probabilmente stiamo tentando ancora di fare. Bene, questo è un tipico risultato che noi abbiamo ottenuto. Quindi il testo è sembra una pagina tranquilla, insomma, una pagina normale, però all'interno di questa pagina noi possiamo tenere il modello a mo' di figura oppure incominciare a interagire con il modello. L'interazione poi la vediamo, si risolve semplicemente nella rotazione del modello oppure cliccando nei vari link richiamando particolari viste. Questo a seconda dell'interesse del fruitore del nostro testo, perché noi non possiamo neanche costringere il fruitore a un'interazione pesante, a un'interazione guidata all'interno di un modello. Diventa abbastanza, poco piacevole. Insomma, in base al grado di conoscenza che il fruitore finale vuole ottenere, andrà a aumentare l'interazione con i nostri contenuti. Okay? Quindi da un livello base leggo il testo fino all'esplorazione interna del modello, tutto però all'interno di un'unica pagina, quindi molto facile, molto semplice. Okay? Bene, quindi questi sono i link. Cliccando sul link vado a zoomare sul modello. Questa è una cosa semplicissima che tutti sanno fare, perché ormai le persone sono abituate a girare in rete, quindi è spontaneo andare a cliccare sulla parolina blu evidenziata perché succederà qualcosa. Diventa anche divertente, e il divertimento è la chiave principale per trasmettere un'informazione. I vari Piero Angela, Alberto Angela ce l'hanno insegnato. Se una persona non si diverte, l'archeologia non la fruisce, ok?
Bene, se il fruitore vuole sapere qualcosa di più, andrà a guardare le sezioni, cliccando su sezione. Può andare nella stessa pagina, quindi, ad avere più figure, no? Se vogliamo, andando a eventualmente a ricavare altre informazioni un pochino più tecniche, cioè la distanza tra due mortai, che può essere in questo caso una cosa un po' tecnica, però se vuole può anche raccogliere queste informazioni, oppure può non fare nulla di quello che vi ho fatto vedere, ma leggere semplicemente il testo. Il testo, questo file, è un punto PDF, quindi è una cosa molto semplice, che può essere scaricata e senza nessun problema visualizzato appunto in Acrobat 10, scaricabile gratuitamente. E quindi andiamo però a comunicare delle cose prettamente archeologiche. Una mappa 3D delle fasi, no? E la prima fase, la seconda fase, andiamo quindi a comunicare questo. Sezioni, e voi potete eventualmente, se vuole, già scaricare un documento che è già stato pubblicato in questo modo, collegandosi nel sito dedicato a Ipotesi di Preistoria, che è questa rivista digitale. Quindi se volete potete andare a vedere un articolo vero, quindi non una cosa che ho costruito apposta per, in questo caso, spiegarvi, ma potete scaricare un articolo già in PDF 3D, ok? Cioè un PDF semplice con dentro un 3D. Noi lo chiamiamo PDF 3D, ma in realtà è un PDF semplicissimo con dei contenuti interni e tridimensionali. E altro caso applicativo, io mi occupo prevalentemente di archeologia dell'architettura, ma sperimento anche sistemi di rilievo che possono essere usati sullo scavo. E per l'archeologia dell'architettura credo che sia uno strumento fantastico, perché noi possiamo spiegare non con singole figure ma con un modello un oggetto che è tridimensionale, non c'è niente da fare. E questo modello tridimensionale, che acquisisco sempre con metodi rigorosi di fotogrammetria, di stereofotogrammetria, un metodo fra l'altro che abbiamo portato avanti, che ci permette di arrivare, come vedete, a una restituzione tridimensionale delle forme delle unità stratigrafiche, ma anche, come vedete in questo caso, di tutti gli elementi costruttivi, quindi i singoli mattoni riusciamo anche a fare in 3D. Anche in questo caso l'utilizzo dei software è lo stesso, i software coinvolti sono sempre quelli, però possiamo arricchire le nostre relazioni di scavo, le nostre tesi, i nostri articoli, con dei modelli tridimensionali, dove in questo caso voglio spiegare quali sono i vari prospetti. Quando io mi riferisco nell'articolo al prospetto 1, qual è il prospetto 1? Metto la figurina dell'edificio con scritto PR1, e in questo caso posso farlo col modello tridimensionale. La cosa interessante è appunto comunicare anche le varie dimensioni, sempre spiegando, contestualizzando le mie misure all'interno del modello. Posso fare delle sezioni e soprattutto posso arricchire il modello con delle note che, se il fruitore vuole, può accedere sempre cliccando, come abbiamo visto, su determinati link, senza costringerlo in percorsi precostituiti. Perché anche questo è importante. Ogni fruitore, ogni persona si costruirà il proprio percorso, ok? Quindi posso andare ad aggiungere le varie unità stratigrafiche all'interno del modello, e se il fruitore vuole può visualizzare le varie unità sul modello stesso. Perché per alcune unità saranno per l'archeologo importanti, e quindi ci si farà riferimento spesso a quelle unità stratigrafiche, ok? E in questo caso un edificio molto importante che fa parte del complesso di San Vitale, quindi stiamo parlando della chiesa di Santa Croce. In questo caso abbiamo realizzato il modello tridimensionale della chiesa, quindi dello stato attuale, però con la visualizzazione di un risultato archeologico, cioè delle varie fasi edilizie, ok? Quindi un edificio pluristratificato
che noi regaliamo, tra virgolette, al nostro fruitore. Il fruitore può guardarlo, può girarlo e può visualizzare le varie fasi edilizie. In questo caso, per avere una relazione dettagliata del lavoro, potete consultare questo articolo che è uscito nell'ultimo volume dedicato al convegno VAST 2011, e anche un articolo che è uscito su Archeologia Calcolatori, il numero 22. E conclusioni, e poi vediamo se le cose che vi ho detto poi funzionano, perché ovviamente il brivido c'è sempre, anche se si tratta di un PDF può succedere di tutto, e quindi sono curioso. E conclusioni, l'hardware e il software sono di facile utilizzo, sono un computer per produrre il modello, è una buona workstation, però comunque niente di straordinario, per produrre il modello. Per fruire del modello, un computer normalissimo con Reader X, Reader 10, quindi semplicissimo, apro il mio PDF e vado a visualizzarlo. È chiaro che il valore aggiunto, secondo noi, è quello di legare intimamente testo a modello 3D e credo che sia appunto un elemento importante. Vediamo se le cose che appunto abbiamo visto funzionano. Proviamo. Partiamo da questo. Doppio clic, il PDF sembra richiamare il reader, perché molto spesso nei vari computer ci sono più Adobe, quindi può partire il 10, può partire il 9, Pro, può partire di tutto. Ora, forse. Non cliccare nulla, se no. Il non risponde che non è molto tranquillizzante. Lo teniamo aperto, lo adoriamo per 5 minuti e poi chiudiamo. Magari possiamo vederlo quando riprendiamo, so. Magari ci attacchiamo un computer tuo. Magari dopo il prossimo contributo, non so. Guardi, le posso fare una domanda mentre si carica? Sì, volentieri. Così mi toglie anche dall'impaccio. Il discorso della creazione, perché lei ci ha fatto vedere dei modelli che sono stati creati in photomodeler. Sì. Il procedimento della fotogrammetria, sì. 3D. Ma si può fare la stessa cosa, salvare in PDF 3D anche dei modelli fatti invece con programmi di modellazione come AutoCAD, Blender, certo. Studio Max, come si, certo, fa? Si sta all'interno del programma, si va a salvare in come? In pratica l'Acrobat, in questo caso l'8, è in grado di, quindi non il reader, ma il Pro è in grado di leggere, quindi mentre legge fa subito una conversione, quindi prende il DXF, prende altri formati creati con i software di modellazione più diffusi. Ah, ho capito. Quando hai, però diciamo, bisogna essere corretti, quando ci sono più rilievi, quindi non partiamo solo con un rilievo, ma quando ci sono più rilievi bisogna montare i vari rilievi all'interno, quindi di un software specifico, dopodiché si può salvare in PDF. Quindi la cosa non è sempre così semplice. Ma scusi, ma se io ho fatto, cioè, un modello e lo salvo in DDG, un modello, sì, tridimensionale, sì, lo apro in Acrobat Pro 8, è già PDF. Nel momento PDF, sì, sì, sì. Esatto. Sì, esatto. Solo che molto spesso noi non creiamo un modello da AutoCAD, con AutoCAD, perché noi partiamo da software un pochino più complicati, come appunto photomodeler scanner, dove alla fine del lavoro estenuante di rilievo fotogrammetrico abbiamo questo bel modello che ha, quindi è rigoroso dal punto di vista metrico, con eventualmente la texture applicata, facciamo l'esportazione del nostro modello in un formato solido, cioè un formato ben studiato come 3DS, quindi 3D Studio, e finalmente con il nostro 3DS entriamo dentro al mondo
PDF, quindi entriamo e lo carichiamo. Ecco. Però la cosa può essere molto semplice, apro AutoCAD, faccio un quadrato, lo salvo in DVG e lo carico dall'interno del PDF. Sì. Questo si può... Sembra, a questo punto, ecco, sembra funzionare. Allora, questa pagina di PDF, che è corredata del testo, presenta il modello tridimensionale. Quindi io, mentre leggo, vado a visualizzare, vado a ruotare, vado a interagire con il modello. E se mi interessa, non interagisco troppo, se mi interessa posso andare a anche cliccare sui vari link, che in questo preciso momento non è disponibile perché il computer, che a questo punto mi domando quali siano le caratteristiche, non è disponibile, ecco, non risponde. Però proviamo a cliccare. Nuove tecnologie, l'archeologia, no? Diciamo che un minimo di aggiornamento bisognerebbe farlo. Comunque, ecco, cliccando posso andare forse a cambiare la vista del modello tridimensionale. Comunque era per darvi un'idea di quello che è in grado di fare, solitamente in modo molto molto più rapido. Ecco. Vi ringrazio per l'attenzione.